questo è un bellissimo capitolo perché alla fine avevamo aspettative, avevamo speranze per questa fine saga e questo capitolo le ha abbastanza soddisfatte. Ci sono le conseguenze materiali e ce l'ha fatta vedere benissimo con la distruzione della città, le conseguenze morali sia per gli stessi eroi, infatti ci sono, c'è quell'eroe e anche Ochako, l'espressione che è Ochako, che rappresentano un po' la delusione degli eroi per quanto non sono riusciti a fare. Ci sono le conseguenze materiali con la morte degli eroi, le conseguenze di Endeavor, che vediamo come verranno approfondite, e soprattutto questo indizio per la prossima saga, non lo so se sarà la prossima, ovvero l'attacco alla prigione. Io no, ancora prima di leggere l'ultima pagina ti avrei voluto chiedere, secondo te, visto che in genere My Hero Academia alterna saghe fighe a saghe scolastiche, saghe fighe a saghe scolastiche, avrei voluto chiedere, ma secondo te adesso cosa ci sarà? Una saga scolastica? Quindi te lo chiedo, secondo te adesso ci sarà una saga scolastica oppure si passa direttamente all'attacco alla prigione? Oppure l'attacco alla prigione sarà tipo off-screen oppure raccontato sì, con Allora, se qualche fa evento e l'attacco basta? alla prigione io droppo in manga. Cioè, se fa l'attacco alla prigione off-screen, droppo in manga, te lo dico, perché non puoi fare una cosa del genere off-screen, perché non è una robetta così, eh. Cioè, tu stai praticamente trattando in maniera del tutto minimale una roba di estrema importanza, perché cioè la prigione è la prigione, dentro ci stanno Stain e tutti gli altri fighi di puttana che hanno catturato. Non puoi fare una cosa del genere off screen, non penso che lo farà. Se lo fa, io droppo il manga. E se lo fa, soprattutto per farmi vedere roba scolastica di cui non mi frega un cazzo, detto sinceramente. Io l'ho sempre detto, io voglio vedere innanzitutto i villain che fanno danni sto manga, perché secondo me è la cosa più bella. Anche perché, secondo me, allora, in quest'arco lui ha fatto una cosa bene, ovvero farti vedere i flashback dell'allenamento di Deku. Non è che ha passato 10 capitoli a farti vedere Deku che si allena, ha fatto vedere quei flashback qua e là per spiegarti come mai ha riuscito a imparare a usare questo e quell'altro quirk. Quindi secondo me dovrebbe fare una roba simile per il futuro, o almeno non concentrarsi troppo sugli allenamenti che fanno a scuola o altre cose. Sì, il manga si chiama My Hero Academia, ma abbiamo capito che il manga esplode in qualità quando non tratta della roba dell'accademia. Al massimo mi aspetto di rivedere un ritorno alla normalità. Quello volevo chiedere assolutamente. I ragazzi che devono cercare di ritornare alla normalità con le lezioni, Deku che cerca di riprendersi, la questione di Eri e di Mirio, Endeavor che deve combattere con la sua reputazione distrutta. Stessa cosa per quanto riguarda la famiglia Todoroki in generale. Pure Hawks che è stato esposto del tutto. Quello lì mischiato a un po' di accademia e ragazzi che tornano alla normalità con le lezioni ci sta pure. Ma fammi vedere l'accademia, non fammi vedere i villain che attaccano la galera, diventa una bestia. Quindi a te andrebbe bene una mini fase di assestamento Sì, su tutte queste ci deve questioni stare. con la normalità. Sì, sono d'accordo su questo. Dopo torneo Una versus saga, però. Battle Royale. Droppo il manga. Può essere che questa pa parte di passaggio alla normalità possa andare a coincidere con l'ingresso nel secondo anno? Che, cioè, dobbiamo arrivarci prima o poi a sto secondo anno, siamo ancora nel primo. Ma siamo ancora al primo anno? Eh sì. Porco due. Siamo al primo anno da quando è? Da 6 anni, cazzo, quando inizio il manga. Cioè, porca troia. Sì. Ma scusami, io non me lo chiedo però. Se questo è solo il primo anno, gli altri 2 anni? Cioè, che è successo di tutto in questo primo anno, gli altri 2 anni che fa? Cioè, time skip, per forza. O time skip oppure non arriviamo a vedere tutti e tre gli anni. No. No, perché si tratterebbe di altri anni e anni di serializzazione. Da quello che ho capito, lui è ben oltre la metà del manga. Appunto ti dico, non vedremo i loro altri anni, tipo finisce prima. O finisce prima o c'è il time skip a dopo per dirti guarda Deku è diventato il migliore eroe di tutti i tempi col cazzo enorme.
O comunque una cosa che mi ha colpito è la cosa del narratore, perché non l'aveva mai fatto e secondo me, non voglio spararla troppo, quel narratore che narrava gli eventi in questo inizio di questo capitolo, non è da escludere che sia Deku adulto, che ripensa. Adulto o comunque quello che narra nel primo capitolo. Sì. Magari. Sarebbe Ci può stare. una cosa figa, magari poi alla fine ti trovi Deku adulto che parla ai figli e fa: questo è come ho conosciuto vostro padre. I figli fanno cos? Perché alla fine il manga inizia così, con un Deku che narra la sua storia di come è Esatto. diventato il migliore degli eroi, quindi ci sta che sia sempre lui. Non ci sta assolutamente. La cosa che voglio pure vedere è. E, come dire, la società degli eroi che si mette in. Devo scaricare le cuffie. Aspetta un attimo. Ciao Cristoforo Colombo. Questa tecnologia qua e ci abbandona proprio E nei quindi. momenti clou. Adesso Kenzo non mi sta sentendo, potrei dire quello che voglio, lui non mi Aspetta, un sta attimo sentendo. di. E niente. Ok, ecco. Ciao Kenzo. Allora, stavi dicendo? No, no, niente, niente. Voglio vedere la società degli eroi che si mette in discussione. Sia per quando è accaduto Endeavor e Hawks, dicendo magari dobbiamo un attimo rivedere i nostri eroi e capire pure la loro storia prima di farli diventare effettivamente dei simboli della pace. E sia mettersi in discussione per, diciamo, per come agisce, perché comunque, come dire, gli eroi si sono accorti tardi di quanto si fossero organizzati i villain. Addirittura si erano creati un rifugio con all'interno chissà quanta gente, un vero e proprio esercito. Addirittura un loro esponente era medico, anzi primario, nell'ospedale della città. E faceva degli esperimenti all'interno dell'ospedale stesso. È assurda come cosa. Sì. È Immagina. vero, questo rivedere il modo in cui agiscono, che se ci pensi sono loro ad aver attaccato per primi e hanno portato tutta questa distruzione in città con quanto hanno fatto. Quindi, conseguenze. Poi, insomma, voglio vedere pure. Come dire, non adesso, ma più là, come dire, vorrei vedere una maggior presenza, cioè come dire, allora, il fatto è che con Starco ci sono stati molti twist e in particolar modo si è visto molto Deku, diciamo, come dire, il rapporto Deku-Bakugo. Che ha raggiunto il suo apice. Ecco, vorrei vederla di più sta roba. Cioè, diciamo che l'ho apprezzato il fatto che ci fosse. Mi è piaciuto che ha buttato quella, ecco, passare del tempo, delle scene in cui ti mostrava che il loro rapporto stava evolvendo. Però, come dire, per il futuro vorrei proprio vederlo, vederli, come dire, il loro rapporto vorrei vederlo più a schermo e vedere meno delle gag di merda di Bakugo. Che fa lo scazzato, cioè vorrei vedere loro che si comportano da amici, anche perché Bakugo ha rischiato la vita in quest'arco, quindi vorrei vedere proprio Deku e Bakugo che hanno, cioè il loro rapporto di amicizia voglio che venga esposto il più possibile. Sai che secondo me questo non lo fa Horikoshi, perché secondo me gli sta più simpatico continuare a fare le gag di Bakugo. Ma hanno rotto il cammino, io non Anche perché capisco. penso che Bakugo non lo dimostrerà mai troppo palesemente che l'evoluzione di questo rapporto, proprio per come è fatto lui. Boh, non lo so, perché sarebbe un bel momento per far evolvere il personaggio ancora di più, portarlo un pochino più là. Dai, le gag di Bakugo a che cazzo fanno ridere ancora, porco Giuda? Sono passati 10 anni da quando Ma iniziò il manga, che cazzo fanno ridere quelle gag di merda di Bakugo scazzato? tu lo vedresti a Bakugo, tipo, che sono lì agli appartamenti loro, arriva Deku e gli dice, bentornato amico mio. No, non voglio una roba del genere, però voglio comunque che
Bakugo non sia la solita macchietta, non torni ad essere la solita macchietta. Questo Non sì. voglio quello, cazzo. Cioè, pure che mi metti una Su tavola questo sono in cui d'accordo. si stringono la mano, culo, basta e avanza, basta che non vedo Bakugo che sta ogni 3x2 a fare quelle gag di merda. Ci confronti uno di più. Esatto, pure i momenti in cui, che ne so, quei momenti in cui c'erano Deku e All Might che parlavano e c'era anche Bakugo che ascoltava, erano molto belli quei momenti lì. Perché c'era costantemente Bakugo che ti faceva capire che Bakugo voleva essere coinvolto in quello che stava facendo Deku, sia perché ci voleva fare un po' i cazzi suoi, sia perché magari vuole stare proprio magari lui con All Might, perché è il suo, come dire, è il suo eroe preferito. Però magari pure perché vuole, sentendosi finalmente amico di Deku, vuole stare lì con lui e basta, cioè, e vorrei di più di quei momenti. Non voglio vedere quelle gag di merda di Bakugo che sta lì e fa la macchietta. Ci sta, sì. Questo momento con All Might secondo me ci sarà a breve. E magari sarà l'occasione in cui ci verrà spiegato di più il potere del quarto. Sì. Per quello che All Might temeva. Sì, sì, perché sì. Comunque l'ha sbloccato, quindi magari da quello glielo dice. Io spero lo facciano vedere sto cazzo di... Cioè, lo facciano vedere bene... Quegli altri due, Float e Black Whip, diciamo che li ha approfonditi un po' a flashback, ma mi va bene. Però quello del quarto, non dico che lo voglio vedere in maniera estenuante, proprio vedere capitoli su capitoli di lui che cerca di prenderci la mano, di scoprire cos'è, però vorrei proprio un approfondimento un pochino più marcato, ecco. Giusto per capire pure io bene, spettatore, lettore, che cazzo è sto quirk, per capire, cioè voglio proprio che mi faccia vedere, mi faccia capire perché ormai fosse così tanto preoccupato dal quirk. Deve essere una cosa tragica, una cosa brutale sto quirk. Con magari qualche scena di flashback del quarto possessore. Poi sarebbe bello, qualche scena, però. Sarebbe bello vedere pure, diciamo, come cambia. Cioè, il fatto è che lui è entrato nel... Come lo chiami quello? Chiamiamolo nei sentieri del One for All. O nel One for All. Nel One for All, chiamalo. È entrato nel One for All insieme a All for One. Ecco, e abbiamo visto praticamente che stava succedendo un puttanaio allucinante in quella dimensione. Vorrei vedere... Pure magari se questo ha avuto ripercussioni nel quirk in One for All, se magari lo ha danneggiato o ha danneggiato la connessione di Deku con gli altri user. Se viceversa ha fatto da trigger per sbloccare qualcosa in più. Magari, sì, magari. Non mi sorprendo se Shigaraki, che noi vediamo qui, sta rannicchiato tutto quanto nel buio. Non mi sorprende se venisse fuori che lui si trova nel One for All. Sarebbe pure una svolta interessante questa. Perché comunque adesso Shigaraki prende una svolta completamente inaspettata, ovvero essere salvato da Deku. Io comunque Horikoshi ce l'ho sempre presentati come nemesi. Mm-hmm. Ma eredi di All Might e di All for One, come nemesi fra loro, destinati a scontrarsi. Adesso invece Shigaraki è nei guai ed Deku vuole andare a salvarlo. Quando nel capitolo scorso hai detto sì, sì, sì. Avevi la faccia di qualcuno che voleva essere salvato. Rifacendosi quindi, pure sì, a quello di Bakugo del primo capitolo. Molto, molto coesa questa, mm-hmm. questa saga. Sì, sì, sì. E quindi chissà come la gestisce. E chissà come si sviluppa il personaggio di Shigaraki in base a questo. Se magari grazie al salvataggio di Deku, comunque vedendo quanto Deku tenga lui per salvarlo, non come persona, per salvarlo, magari può fargli dimensionare la sua visione sulla società degli eroi. Anche se ho paura di uno scadere troppo nel potere dell'amicizia. Spero che non accadrà questo. Comunque spero Shigaraki se l'è sempre gestito bene finora, quindi le aspettative sono buone. Sì. Io comunque vorrei vedere come reagiscono i ragazzi dopo questo scontro. Esatto, pure quello, pure noi, quanto siano turbati. È bello vedere anche che Deku impari a collegarsi più facilmente con loro. Era importante il fatto che lui non potesse parlare, che aveva la bocca chiusa. La bocca chiusa ce l'ha ancora o sbaglio?
One for All, dice lui. Ce l'ha ancora? Ah, in One for All sempre, dici? Sì. Non ricordo. Mi pare di sì. Mi pare, sì, mi pare pure a me. Mi pare, vabbè. Sì, sì, no, c'era la bocca chiusa, dai, ce l'aveva. Cazzo, comunque ti ricordi quando è sbucata Nanashimura? Cazzo, che là mi stavo fomentando un casino, Cristo. Mi mancherà un po'... Sai cosa mi mancherà di quest'arco, principalmente? I twist. Quest'arco c'ho avuto veramente dei bei twist, un ottimo pacing, da un certo punto in poi. Era sì. I climax dei capitoli, sempre on point. Mi mancherà sta cosa, devo dire la verità. Se devo dire... Gli unici twist che non mi sono piaciuti sono il ritorno di Best Genist, ma di più quello di Mirio, perché concordo con te nel dire che abbiamo finito la saga, quindi possiamo dirlo con certezza. L'ho usato un po' così, cioè è tornato, basta. Sì, quello è stato un po'... non tanto la cosa del twist, ma più che altro il motivartelo, un po' triste, un po' sprecato, perché... Cioè ti ha detto ok, Eri c'aveva sto corno di merda che si era ingrossato, te l'ha fatto vedere pure qualche capitolo fa, però per l'importanza che ha avuto Eri e per l'importanza che aveva avuto Mirio, mi aspettavo un pochino più di, come dire, di presenza, di background, insomma. Sì, sono d'accordo. A quanto pare Eri le si è ricaricato, non le si è ricaricato, però ha imparato a utilizzare il suo potere per riavvolgere, insomma, l'età del corpo delle persone, e quindi far restituire a Mirio le capacità che aveva prima. È un po'... cioè, te l'hanno fatto vedere ogni tanto Eri che si esercitava e tutto, che si stancava, che soffriva per il corno, eccetera. Però io volevo proprio vedere Eri che ci si metteva lì e si spaccava il culo per imparare a utilizzare il quirk. Io potevo tornare dopo. Sì, secondo me l'ha fatto tornare ora più per motivi commerciali. Cioè, stavano partecipando tutti alla festa e che fai, non ci metti Mirio? Sì, ma ha fatto un all-in. Ma ripeto, ci sta, mi è piaciuto come è tornato Mirio, la faccia che sbuca e lui che esce fuori. Non te l'aspetti proprio. Il momento in sé sì, è stato figo. È tutto il resto che è un po' così, però ripeto, mi mancheranno questi momenti di twist che ci sono stati in Starco, perché sono bravo a tenere un ritmo alto della cosa, non c'è mai stato effettivamente un momento proprio noioso che dice che palle, non c'ho più voglia di leggere. Claro. Capitolo in capitolo i due fronti si alternavano nella posizione di chi era in vantaggio. Io e te comunque ci sono stati quei capitoli che sono stati tra i capitoli che più abbiamo atteso in tutta la lettura di Mirror Academia, a livello di hype, di non vedo l'ora di leggere il prossimo. Quali erano? Ricordo, però l'abbiamo detto, una cosa del genere. Sì, no, ci sono stati dei capitoli del genere. Io stavo veramente in hype per alcuni capitoli. A me cadeva da tempo, eh. Comunque, ora sì, ci sta una rilettura della saga e poi valutarla in maniera più a freddo. Anche perché abbiamo fatto commenti di settimana in settimana. Mentre sulla saga, eventuale saga della riconquista della... cioè dell'attacco alla prigione. L'attacco alla Bastiglia. Secondo te come dovrebbe... cioè che genere dovrebbe darle? Perché alla fine una grande guerra l'abbiamo vista già ora. Quindi cosa faranno? Una cosa un po' più stealth? Una cosa comunque di impatto ma più sbrigativa? No, secondo me non sarà un cazzo stealth. Conoscendo All For One sarà tipo un spacco ogni cosa, così libero più gente possibile e distruggo del tutto la società degli eroi. Quindi una grande... e allora secondo me ne passerà di tempo. Perché abbiamo appena finito una guerra che è stata la più grande di tutto il manga che abbiamo visto finora. Quindi l'attacco alla prigione sì. È un eventuale casino da parte dei fuggitivi. Arriverà dopo un po'. Non so perché... quindi... comunque c'è da dire che All For One è già pronto per andare, quindi non so quanto ci sarà da aspettare effettivamente.
ma proprio a livello di ritmo del manga, dico, non so quanto gli possa convenire farla succedere ora, ora che comunque siamo in una situazione che ci stiamo appena distendendo. Ma secondo me passeranno 10-20 capitoli di relax, ma poi inizierà. All For One dice Daniel, ma spacca tutto, cioè sta proprio fomentato All For One, pare che deve andare a fare una festa. Spinner, secondo me Spinner in tutto questo avrà un ruolo importante. Sì, in realtà Spinner secondo me non voglio dire che si, come dire, si opporrà. Forse sì, però comunque ci avrà dei ripensamenti, soprattutto per il fatto che Shikara che è stato rotto dalle palle per All For One. Diciamo che Spinner te lo fa pure capire, si era affezionato a Shigaraki per, come dire, lo vedeva molto come una guida, molto più di All For One, perché All For One non c'è stato per tutto questo tempo. Perché secondo me invece va subito, perché è il momento migliore, la società in subbuglio, secondo me farà fare qualche capitolo e provare ad attaccare, ma guarda, non dico che sia molto probabile, ma se lo fa non avrebbe tutti i torti a farlo così subito. Quindi se davvero lo fa così presto, ci avvieremo presto a una fine del manga. Che Ma se sì. tu mi liberi il corpo di All For One, mi liberi Stain, perché c'è Stain là. Anche Gentle. Ci sono, da quello che No, so, lì non ci sono stava lì. tutti, se non sbaglio. Tutti. Quindi che fa? La saga finale di un Madonna. Poi riscontro di tutti quanti? si sbudellano proprio di mazzate. Ma il fatto è che se fosse così, gli eroi sarebbero in svantaggio perché ne sono morti un bel po', eh. Ma proprio tanti sono morti. Perciò, sì, cioè, il fatto è che loro ne hanno arrestati 16.000, quello che dicono. Però quei 16.000, non penso tutti, però. Alcuni sicuramente stanno dentro quella prigione, quindi se loro riescono a fare l'attacco si portano a casa un botto di villain. E gli eroi sono scesi tanto, sono scesi sia in reputazione sia in numero. Quindi gli eroi stanno belli pressati. E poi c'è da dire che Deku ha delle ferite pesanti. Nel caso si volesse contare su Deku, perché c'ha il one for all, Deku c'ha braccia e gambe sminuzzate. Ripeto, c'è il come dire, il Dick Smash potrebbe utilizzare il famoso Dick Smash che avevamo profetizzato ai tempi. No, vabbè, Lo vogliamo quello. far rivedere. No, no, non mi ammazzo un'altra volta. No, vabbè, alleerebbero no. Deku non si, Stain non si andrebbe mai ad alleare con gli eroi. Cioè, Stain è quello. È proprio da lui che è partito tutto ciò, lui che si opponeva alla società degli eroi. Cioè, sì, infatti Stain è stato il primo ad infamare come dire, infamare pubblicamente gli eroi dicendo che sono una massa di ipocriti. Questa cosa alla fine si sta ripercuotendo in maniera più forte ora. Speriamo si andrà a ripercuotere come ci ha fatto intendere in questo capitolo. Eric e cura Deku. Ci può stare, però dobbiamo vedere fino a quanto può spingere questo potere che poi potrebbe diventare un Deus Ex Machina praticamente. Sì, ma ha riconosciuto Deku, per lui era un vero eroe. Sì, ma da lì a alliarsi con lui ce ne passa, secondo me. Proprio tanto. Vabbè che Stain non stava nemmeno. Cioè, Stain sta proprio per i cazzi suoi. Per questo mi interessava un sacco il personaggio di Stain. Non era né dalla parte dei villain né dalla parte degli eroi. Stava per i cazzi suoi e basta. Comunque l'ha fatto. Cioè, l'ha fatto vedere qualche capitolo fa. Tanti capitoli fa che sta in prigione. Quindi sicuramente lo riprende. Fatto del così di sfuggita, lo riprende di sicuro. Si prospetta un bel futuro per My Hero Academia. Piccante, piccante. E vabbè, hai altro da dire, Ante? Perfetto. Abbiamo espresso tutti i complimenti possibili. Una volta tanto. E beh, quindi basta.